Ragazzi, buongiorno e benvenuti in un nuovo tutorial di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Oggi vediamo come fare a trovare e completare il sacrario di Takhaban, che si trova nella grotta del Monte Labul, esattamente qui dove siamo noi. E il Monte Labul si trova esattamente sotto la torre del Monte Labul. Ragazzi, adesso vi faccio vedere il sacrario e benedizioni di Raoul. Sta nascosto esattamente qua dentro. Però ci sono un minimo di complicazioni. Scendiamo nella grotta. Naturalmente adesso vi faccio vedere il modo più semplice per completarlo. Secondo me. In questo account qui prendiamo. Link che collabora un po'. Con questo account qui, ragazzi, abbiamo completato, credo, un sacco di sacrari. Però vedete, ci abbiamo solamente Secori. Questa qui è stata una scelta fatta di proposito, giusto per mostrare che più o meno negli scontri si riescono a risolvere. Non c'è bisogno di avere un miliardo di cuori. Questo scontro è abbastanza duro. Comunque, in questa grotta abbiamo un sacrario che sta là. Da dietro quel pilastro, esattamente in quella grotta, ci dovrebbe essere un rospettro. In più, però, c'è il problema che qua escono le mani, escono esattamente qua sotto. Quindi una cosa che possiamo fare è andare da questa parte, ci teniamo sulla destra, saliamo velocemente su questa roccia e non dovremmo avere a grato le mani. Il rospetto sta là, vedete? Non sono proprio uscite le mani. Però adesso le andiamo a fare. Allora, per fare le mani, in maniera semplice, prendete se avete un arco a tre, ragazzi. È il modo migliore di fare le mani perché con un arco a tre potete montarci sopra le frecce bomba. E con le frecce bomba, ogni volta che scoccate una freccia, eccole dalle mani, sono uscite. Ogni volta che ne scoccate tre. L'unica cosa, le dobbiamo andare a fare un attimo così, perché stavano dietro al piastro. Ve le potete anche tirare sotto, eh. Funziona lo stesso, comunque datele senza pietà. Altre due. Una volta fatte le frecce, invece, esce un nemico. Le frecce, una volta fatte le mani, esce un nemico estremamente difficile, che è lo Spettro Ganon. Vediamo che esce. E lo possiamo fare assolutamente con i costati di Ghiddo. Allora, diamoci un altro colpo. Posiamo. Mannaggia, ci ha dato il colpo in verticale. Ok. Attacchiamo. Purtroppo le armi che ho non sono tanto forti. Proviamo con le frecce. Ragazzi, e questo è il sistema più semplice che ho trovato. Solamente 6 cuori. Purtroppo se vi colpisce vi fa male. Curiamoci. Però vedete, più o meno si riesce a schivare. La roba che dà, secondo me, ancora non mi sono fatto un'idea, quindi vi faccio sapere dentro al let's play com'è. Però dobbiamo ancora terminare sia la grotta che il sacrario, che è il motivo per cui siamo venuti qui. Lo spettro lo facciamo un secondo. Penso che la cosa più difficile qui erano le mani. Abbiamo 46 emblemi di lo spettro. E questo dovrebbe essere il sacrario 100. 115. Adesso vediamo. Naturalmente, ragazzi, se il video vi è piaciuto o vi è stato d'aiuto, lasciate un like, aiutate tantissimo il canale. Questo è il sacrario. Che cosa c'è qua dentro? Ci sono delle lumiserite. Però purtroppo, come vi ho detto, il sacrario è benedizione di Raoul. Vediamo che c'è dentro. Benedizione di Raoul, sacrario di Takhaban. Per l'energia zona UXL. Ragazzi, il tutorial finisce qui. Noi ci diamo appuntamento nella prossima puntata con un nuovo tutorial di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Ciao!